Bentornati a Briciole, salute in tavola. Io sono Alice Del Vecchio, biologa nutrizionista. Siamo in estate e sono iniziati i campo scuola o i centri ricreativi per i nostri bambini. Quindi oggi insieme studiamo alcune strategie per preparare il pranzo al sacco perfetto per i nostri figli. Ricorda, l'importante è che il pranzo sia gustoso, nutriente e adatto alle esigenze di tuo figlio. Ecco alcuni consigli utili per preparare il pranzo al sacco perfetto per tuo figlio. 1. Scegli cibi che tuo figlio gradisce e che mangia abitualmente, in modo tale da portare il bambino a finire tutta la porzione e a godersela. Una strategia è quella di proporre al bambino la scelta tra due pietanze che sappiamo piacergli, che siano nutrienti e che soprattutto siano comode per noi da preparare. 2. Scegli cibi che si conservino anche a temperatura ambiente, soprattutto se il campo scuola o il centro ricreativo non dispone di frigoriferi. 3. Preparate insieme a vostro figlio il pranzo al sacco la sera prima, in modo tale che sia fresco e facile da trasportare il giorno dopo. Vi ricordo che l'esperienza gustativa inizia dalla preparazione stessa del pasto, quindi coinvolgendo il bambino favorite un buon comportamento alimentare. 4. Se il tuo bambino soffre di allergie o intolleranze alimentari, scegli cibi adatti alle sue esigenze e soprattutto avverti gli organizzatori del campo scuola. 5. Includi sempre una bottiglietta di acqua nel pranzo al sacco di tuo figlio ed evita bevande gassate e succhi di frutta confezionati. Piuttosto scegli succhi di frutta senza zuccheri aggiunti, frullati fatti in casa oppure succhi di frutta fatti in casa. 6. Bisogna includere una varietà di alimenti da ogni gruppo alimentare, in modo tale da formare un pasto completo e nutriente. In briciole, il pranzo a sacco deve essere composto da un primo, un secondo e un contorno, quindi verdura o frutta. Facciamo alcuni esempi: insalata di riso con tonno e pomodorini e carote, un panino con la frittata con le zucchine, couscous con petto di pollo e cetrioli, polpette al sugo o di verdura con il pane, insalata di patate con piselli o uova e lattuga. Ultima ma non per importanza, la frutta a fine pasto, perché è fonte di sali minerali, vitamine, fibre e antiossidanti. Mi raccomando di giocare con i colori in modo tale da invogliare il bambino a mangiarla.